Esercizio 16. Con questo esercizio vogliamo allenare il cross, che soprattutto se giochi come esterno è una cosa che dovresti saper fare alla perfezione. Prima di cominciare ad esercitarti sul cross, devi disegnare tre cerchi con 3 metri di diametro, quindi il modo è sempre quello di prendere 1,5 metri di misura partendo dal conetto in qualsiasi direzione e tenendo il conetto come centro di questo cerchio. Devi disegnare 3 cerchi, uno in corrispondenza del primo palo, uno al centro della porta e un altro in corrispondenza del secondo palo. Questi 3 cerchi a cosa serviranno? Serviranno a delimitare l'obiettivo, quindi il posto in cui dovrai mandare il pallone quando eseguirai il cross. È frequente infatti in partita trovare la necessità di dover mandare con un cross a staccare di testa il tuo attaccante quando questo si trova o sul primo palo, o se proviene con un inserimento da dietro e va a staccare al centro della porta, oppure per sfruttare un inserimento sul secondo palo. Andiamo a vedere come si esegue l'esercizio. Dopo aver creato i tuoi cerchi più o meno all'altezza dell'area piccola, sei pronto per il tuo esercizio. Mettiti sull'out di destra o di sinistra, prendi una rincorsa, tocca il pallone 5 volte e fai partire il tuo cross. L'obiettivo deve essere quello di far dei cross che cadano perfettamente all'altezza del primo palo, al centro della porta o sul secondo palo. Ripetili all'infinito. Ricordati uno dei nostri mantra: la ripetizione aiuta la tecnica ed è soltanto esercitandoti forte che riuscirai a migliorare le tue performance.